Sono Simonetta e questo è il mio canale che si chiama Inglese Noi Due. Il format lo conosci già, e durante queste lezioni infatti noi andiamo a fare pratica su come fare le domande con le WH question words. E oggi faremo pratica con what. Con me ci sarà Teacher Oliver, il quale ti darà la consegna, ti dirà che cosa chiedergli. Successivamente avrai un po' di tempo per pensare. E poi sarò io a darti la versione corretta e un'ipotetica risposta. Tu che cosa risponderesti di volta in volta? Lasciami qui sotto nei commenti le tue risposte alle nostre domande. Ma adesso cominciamo! Ask me what I do in my free time. What do you do in your free time? In my free time, I go swimming and I love baking pies for my family. Nel tempo libero vado a nuotare e amo preparare delle torte per la mia famiglia. In my free time, I go swimming and I love baking pies for my family. Ask me what I read on the bus. What do you read on the bus? On the train, I like reading the newspaper of the day. In treno, mi piace leggere il giornale, il quotidiano del giorno. On the train, I like reading the newspaper of the day. Ask me what I watch regularly on television. What do you regularly watch on television? On TV, I enjoy watching rom-coms. In televisione mi piace guardare commedie romantiche. On TV, I enjoy watching rom-coms. Ask me what sport I do to keep fit. What sport do you do to keep fit? To keep fit, I go to the gym twice a week. Per mantenermi in forma, vado in palestra due volte alla settimana. To keep fit, I go to the gym twice a week. Ask me what sort of radio program I like to listen to. What sort of radio program do you like to listen to? I listen to the radio while I'm cooking and I love Radio DJ, which is a very famous radio station in Italy. Ascolto la radio mentre cucino e amo Radio DJ, che è una stazione radio molto famosa in Italia. I listen to the radio while I'm cooking and I love Radio DJ, which is a very famous radio station in Italy. Durante le prossime lezioni, insieme a Teacher Oliver, prenderemo in mano le domande con how much e how many, che ho visto spesso mettere in difficoltà i miei studenti, quindi ti consiglio di darci un'occhiata e ripassarle in vista del prossimo esercizio. See you next time! Bye bye!